Apriamo l'argomento relativo all'Inter e andiamo a sentire quello che ha detto Spalletti, perché è ritrova il suo passato, ritrova la Roma e ha parlato proprio dei ricordi con la società capitolina. Ma mi viene in mente prima di tutto che c'è una partita dove posso portare 3 punti a casa e diventano fondamentali per quello che è la nostra classifica attuale, e quindi l'attenzione va tutta lì. Poi naturalmente c'è il ricordo di stagioni fatte sulla panchina della Roma, tutte in maniera molto, molto sentita, molto vissuta, perché a me piace far così e che sono un bellissimo ricordo. Per cui io tiro sempre una riga giorno dopo giorno dietro di me per non essere poi invogliato dal girare e tornare indietro, ma di andare sempre avanti. Però è chiaro che è una bella cosa quella che ho alle spalle e che non dimenticherò mai, ecco. Per cui ritroverò tante persone che conosco e le risaluterò volentieri, ma mi rimane difficile andare in casa da altri a dare poi dei consigli, per cui alla Roma sanno come fare, Totti sa come fare, preferisco non entrarci dentro perché il mio ruolo ora è un altro, e loro comunque rimarranno una delle società forti qualsiasi cosa faranno. Io non sono neanche poi bene quello che è stato o quelli che sono discorsi in riferimento alla domanda che tu mi hai fatto in questo momento qui, ecco. Gianluigi, le andiamo a vedere le probabili formazioni sia dell'Inter che della Roma? Esatto, perché per l'Inter c'è un dubbio principale riguardo la linea avanzata, ovvero chi partirà da titolare tra Lautaro Martinez e Mauro Icardi. Al momento il numero 10 dovrebbe essere favorito rispetto ad Icardi, con Handanovic tra i pali, un 4-2-3-1 ovviamente paradigmatico per Luciano Spalletti, con D'Ambrosio, De Vrij, Skriniar e Asamoah in difesa, Vecino, Borja Valero davanti alla retroguardia e poi Nainggolan a supporto di Lautaro Martinez, insieme a Politano ed Ivan Perisic. Questo per quanto riguarda lo schieramento dell'Inter. Andiamo ad analizzare insieme anche quello della Roma, che ha uno schema tattico, un modulo tattico che dovrebbe essere analogo rispetto a quello dei nerazzurri, interpretato da Mirante tra i pali, Florenzi, Manolas, Fassio, Juan Jesus in difesa, De Rossi e Cristante, con Zaniolo, Pellegrini e El Shaarawy insieme ad Edin Dzeko, che è un altro giocatore molto notiziabile dal punto di vista del calciomercato proprio in relazione all'Inter. Roberto, ci si aspettava Icardi contro Dzeko e invece probabilmente sarà Lautaro Martinez contro Dzeko. Non lo so, vediamo, perché intanto ha possibilità di scegliere, che è già sempre una bella cosa per un allenatore rispetto a quando sei costretto a far giocare per forza quello, e purtroppo ci è capitato in tante partite che avevamo 0 attaccanti, un solo attaccante, eccetera. Quindi penso che sia soddisfatto nell'avere questo tipo di problemi un allenatore. Per quanto riguarda la formazione che avete schierato, attenzione a Borja Valero, perché ricordiamo che aveva lasciato anzitempo l'ultima partita. È vero che gli esami non hanno mostrato nessun tipo di problema, però poi come sempre il lavoro nella settimana è quello che fa la differenza. È uno che arriva da un piccolo stop, da un piccolo problema, magari aveva lavorato in maniera un po' diversa, però sì, insomma, che se non c'è lui ci sarà Gagliardini, ci sarà qualcun altro, no? Insomma, magari partirà Borja, poi ci saranno dei cambi. Invece mi incuriosisce anche qua, in tema di recuperi last minute e di lavoro corto, il De Rossi dal primo minuto in casa Roma. No, non abbiamo messo De Rossi. Sì, c'è. Sì.
Non so neanche se era convocato, no, perché non ho visto i convocati. Deve essere un errore della grafica. Mi sa di sì, perché non... Ah, no, ecco. No, no, infatti, è un errore della grafica. Perché dovrebbero partire Cristante. Io ero curiosissimo. Mi era perso qualcosa. Cristante e Pellegrini. Assolutamente sì. No, no, non c'è De Rossi, sicuramente, non dal primo minuto. Ma invece la possibilità di vedere Icardi e Lautaro Martinez, possiamo continuare a dimenticarcela? Beh, per adesso penso che giochi Lautaro da sì, no, ma io dico in generale, cioè Spalletti insieme. Non li vede insieme. Lui non li vede poco, insieme. Molto poco insieme. Lui non li vede insieme, evidentemente, perché non sennò sento il freddo. Avrebbe fatto giocare Icardi. Ma è l'effetto di un certo tipo di modulo dove dipende che compiti e che mansioni vuoi dare al centrale dei poi c'è trequartisti. Politano anche che... Se tu hai Politano, Perisic e lì hai un giocatore, abbiamo visto prevalentemente Spalletti mettere in quella posizione Nainggolan, João Mario, Vecino, cioè un centrocampista. Qualche volta ha messo Lautaro in quella posizione, ma non frequentemente. Cioè c'è quell'opzione di fare il 4-2-3-1 che diventa un 4-4-2, no? Con i due un po' più e una prima punta e uno di movimento. È una soluzione. Poi l'allenatore dipende in quel tipo di gara se preferisce lì avere un centrocampista, quindi che ti fa un certo tipo di lavoro in fase di non possesso, o se preferisce avere una seconda punta. In genere, magari nel corso della partita ti può servire avere inserire la seconda punta. Dall'inizio magari no, ma gli allenatori in tanti anni, ma penso che Alfredo sia d'accordo con me, le partite le preparano sui 14, non sugli 11 che iniziano. Sì. Di solito è così. Alfredo, ti vedevo sorridere. Anche sui 16. No, perché giustamente tu fai delle richieste opportune, ma hai dimenticato che siamo quasi a maggio e quindi il campionato sta finendo. Se fossimo a settembre, ottobre, avresti pure qualche margine di manovra. Quindi io credo che Lautaro giocherà domani, magari, che ne so, Icardi giocherà contro la Juve, però questa è una mia idea. Invece volevo dire una cosa, perché siccome oggi è circolato, aspettando che si completi bene la mappa delle panchine, contratti o non contratti, aspettando che le parole importanti andate e ritorno tra Agnelli e Allegri di martedì possono essere certificate dai fatti, perché oggi Allegri in conferenza ha detto ma anche l'ultimo anno senza rinnovare. Io credo che quando si incontreranno qualsiasi società, andando avanti con programmi accettati da tutti, possa decidere poi di andare avanti rinnovando e prolungando di un anno, però lo vedremo. Ti volevo parlare di Danilo, perché oggi è emersa da qualche fonte con forza l'ipotesi dell'Inter su Danilo. A me sinceramente non risulta. O meglio, ho fatto le verifiche, Danilo non ha giocato tanto nel Manchester City, c'è stato un sondaggio di un mese fa, non è una pista calda, anzi è una pista molto fredda e credo che difficilmente questa pista si riscalderà nelle prossime settimane, perché è stato proposto all'Inter, ma l'Inter per le fasce al momento ha altre idee, per cui senza smentire qualcuno, ma comunque precisando delle cose che sui social da oggi ci chiedono anche di Danilo, a me risulta che questa sia una pista difficile che possa concretizzarsi e comunque rispetto alla proposta di un mese fa l'Inter non è andata avanti. E invece poi sulla questione Inter di cui parlava Gianluigi prima? Ce l'abbiamo già Danilo sulla fascia. Sì. Vero. Sì, non ho capito. Vero, D'Ambrosio, è vero, poi è vero. Si chiamano Danilo è vero, e vero, è vero, non si capisce poi niente, vero, hai ragione. Qual era la domanda, scusami, perché Dzeko, quando entra riferendoci a quello che diceva Gianluigi prima, Dzeko Inter. No, Dzeko è una soluzione, è un'ipotesi, è una cosa che possiamo tenere in considerazione, perché sicuramente lui avrà delle offerte all'Inghilterra, ma non dalla Premier di primissima fascia, con tutto il rispetto per chi gli farà delle proposte, ed è un profilo che l'Inter, vediamo come finirà per Icardi e quale attaccante l'Inter prenderà, sicuramente lo possiamo tenere in piedi, perché lui in Italia sta bene, lui voleva andare in Inghilterra già a gennaio scorso ma non c'erano le condizioni, per l'Inter è un'opzione, mentre Danilo è una cosa molto fredda. Noi abbiamo parlato di diversi terzini accostati all'Inter, 2-3, però Danilo, indipendentemente dal suo ingaggio, e scusami se torno su di lui, e dalla valutazione è ritenuto un profilo in grado non al momento di stuzzicare la fantasia dal punto tale da andare avanti. È stata memorizzata una proposta e si sono fermati lì. Roberto, ti piacerebbe davanti Dzeko? Dzeko con Lautaro? Eh?
Dzeko Lautaro. Dzeko Lautaro davanti. Ma intanto domani ce l'ho contro e mi preoccupo di questo, poi futuro. Queste sono le due classiche risposte. Esatto, Dzeko è uno, me l'aspettavo. Tra l'altro, contro l'Inter, ha sempre fatto non dei grandi gol. Mai. Ha ragione Alfredo, mai. Me l'aspettavo questa risposta a certe diplomatica. Domande nella vita sua non risponderà mai. Se tu gli dici ma Nainggolan può rinnovare, no, ma intanto domani affronta la Roma che scusami, ma verrà rischiato, no, ma intanto no? Perché deve rinnovare Nainggolan? Una cosa così tanto per dire, era tanto per dire. Mercato, no, scusami. A cose di mercato o di allenatori Inter non risponderai mai. Mai. Mi ci devo abituare, Alfredo, quindi non ero abituata a questo. Però me l'aspettavo questa risposta, me l'aspettavo, sono sincera. Chi ha risposto invece è sempre Spalletti sull'importanza invece della sfida contro la Roma, sentiamolo. Sicuramente trovarsi a 6 giornate dalla fine a lottare contro una squadra di valore come la Roma significa aver ridotto quel gap di differenza con quelle squadre, perché poi in riferimento nostro soprattutto sono le squadre come Napoli e Roma, quelle squadre che negli ultimi anni hanno occupato in maniera stabile il podio del nostro campionato, per cui per noi è un momento importantissimo e ci arriviamo con la corda tirata al punto giusto, che non è né moscia né tirata a rischio di spezzarsi. E di conseguenza l'andiamo a stimolare volentieri ora, a pizzicare volentieri questa corda, perché ogni volta che lo facciamo emette un buon suono. Per cui si va a giocare volentieri questa partita così importante. Io l'ho già detto un po' prima, secondo me per quelle che sono state le ultime partite che io ho visto, la Roma ci arriva nella maniera corretta, perché hanno disputato delle buone gare, hanno fatto dei risultati importantissimi, tipo quello di Genova con la Sampdoria. E poi per quanto riguarda il resto è un po' generale le difficoltà che si vanno a attraversare poi nel nostro campionato e che toccano prima o poi a tutti, ecco. Per cui io devo pensare alle mie di difficoltà e devo andare a lavorare bene per quanto riguarda la mia squadra, per quanto riguarda l'Inter. Roberto, certo, quali sono le sue difficoltà? E Spalletti potrebbe parlare per ore senza darci un titolo. Assolutamente. mai. No, le difficoltà sono quelle che devi centrare un obiettivo, e fino a quando non l'hai centrato quell'obiettivo non puoi sottovalutare nessuna partita, nessun avversario. È vero che se l'Inter vince, ma è vero anche che se non vince e quelle sotto vincono, quello che è un buon vantaggio di oggi diventa un esiguo vantaggio di domani. La gara dopo poi è la Juventus. Il calendario va gestito. Oggi l'Inter rispetto a un anno fa è in una situazione eccezionale, perché l'anno scorso l'Inter oggi era nella situazione di Milan, Roma e Lazio, cioè era lì che se la giocava sul punto, sì. E infatti è arrivata all'ultima giornata a centrare. Oggi può amministrare una situazione vantaggiosa dal punto di vista della classifica, però devi dare continuità e non devi sbagliare gli appuntamenti che hai da adesso alla fine, che non sono facili per noi come per gli altri, perché poi abbiamo visto la Lazio, è vero che ha vinto con l'Udinese, però ha sciupato dei jolly in queste ultime tre partite, la Lazio, con la spalla, il pareggio casalingo precedente, ha lasciato lì dei punti che in pochi si aspettava. L'Atalanta. Pareggia con l'Empoli con 5.448 tiri in porta. Ho capito, intanto ha preso un punto solo, e nella classifica molti dicevano l'Atalanta è già lì addosso, invece è rimasta un po' distaccata. E sottovalutare qualsiasi risultato, dare per conto adesso il Chievo che è già retrocesso, Lazio-Chievo. È la classica saponetta,
sì, dove rischi di andare a scivolare e farti male. È così. Calcio così, campionato. Poi. Alfredo, sono curiosa. Alfredo, devi... perché stai ridendo? No, la saponetta, no, mi è piaciuta la saponetta. Siamo partiti dall'Inter. No, perché dopo questo straordinario trattato di filosofia, noi siamo partiti dall'Inter e siamo finiti al Chievo. E questo, sì, Scarpini, questo è un classico del direttore Scarpini. Perché siamo partiti dall'Inter alla Roma. No, lui è andato da i 4.588 tiri dell'Atalanta e poi ci ha regalato la saponetta a Chievo. Alfredo, abbiamo percorso tutta la classifica. Questa, cosa ci sia. Tutta. Comunque domani sono curiosa di vedere l'incontro Lazio-Chievo. Totti Spalletti, l'incontro. Sì. Che incontro sarà quello tra Totti e Spalletti? Sarà. Ti saluteranno? No, visto che insomma, ricordo insomma che non l'aveva fatto entrare sul 3-1 a San Siro, lì era stato... vabbè, però... Guarda, oggi abbiamo trasmesso l'interciano in una partita con Spalletti in panchina della Roma, e la Roma che vinceva 3-0, è stato un rimontone finale, una gara di Supercoppa vinta 4-3. Quindi vedi, lui... Chissà, la curiosità è quando... Avrei voluto chiederglielo oggi. Quando parlava dei bei ricordi di Roma... Secondo te, Alfredo, parlava di Roma 1 o Roma 2? Cioè, la prima esperienza romana o la seconda? Lui ha raccolto successi in entrambe le situazioni. No, adesso, a parte ogni scherzo, che io sappia, lui è molto legato a tutte e due le esperienze. Molto alla prima, perché poi alla prima, dopo la prima se ne andò allo Zenit. In condizioni di normalità, siccome si è lasciato male, non c'erano i margini per poter tornare. Invece è tornato, poi è andato via in quel modo, è un altro paio di maniche. Lui si sente dentro, cioè quando parla in quel modo la sente ancora la Roma, perché lui l'ha allenata con gusto, con passione, e ha fatto anche delle cose molto molto importanti. Eh sì.